C'è un luogo in Africa dove ogni creatura vive in un perenne stato di tensione. Qui c'è un branco di leoni che sa di essersi spinto troppo in là nella palude oggi. È un luogo ricco di colori, di immensa bellezza, di abbondanza. I leoni vagano alla ricerca di qualcosa in questo territorio straordinario. Un inestimabile gioiello in nostro possesso. Qui l'acqua collega ogni cosa. Per alcuni significa libertà, per altri costrizione. È il centro di tutto, donatrice di vita e causa di antiche contese. Mentre viaggeremo attraverso le sue ramificazioni, capiremo che si tratta di uno dei più grandi fiumi del pianeta, da cui tutti pretendono qualcosa. Il primo capitolo della nostra storia comincia qui, nell'Africa meridionale. Quando le sue acque impetuose entrano nel Botswana, formano il Panhandle, un canale rettilineo dalle acque profonde. È incontaminato, selvaggio e remoto. E qui il fiume rivela uno dei suoi tre volti. Questo è il paradiso. Una leonessa conduce il suo branco a caccia di uno degli animali più pericolosi, il bufalo. Per almeno uno di loro non ci sarà futuro. E di solito è quello che meno ci si aspetta. Nessuno immaginava che la sua giornata sarebbe finita in tragedia. Il branco di leonesse aspetta per giorni, ma alla fine riprende il suo cammino, dandola ormai per spacciata. Ha una spalla ferita e una caviglia rotta, ma la sua avventura è tutt'altro che finita. La sua
è solo una delle tante storie che si intrecciano in questo luogo complesso e meraviglioso. Le piogge alla sorgente, circa 700 chilometri a monte, alimentano una massiccia portata di quasi 11 trilioni di litri d'acqua all'anno. Ogni goccia di pioggia impiega 6 mesi per percorrere l'intero corso dell'Okavango, contribuendo alla mitica storia di questo fiume. E così ha inizio un viaggio leggendario che passa attraverso finestre segrete sotto l'acqua. Scende verso il fondale, nei labirinti dei mostri. Ci porta sopra le ossa delle creature che non sono sopravvissute all'ultima piena, catturandone le sostanze nutritive e trascinandole verso coloro che ne approfitteranno e avanti verso una delle più grandi meraviglie dell'Africa. Tutto ha una conseguenza. Ogni azione ha una reazione, come la corda di un violino Stradivari di ottima fattura, che se pizzicata a un'estremità fa vibrare l'altra. La leonessa ferita sta recuperando lentamente le forze. Sono passate settimane. Sono cambiate tante cose dall'aggressione del bufalo. È come se si fosse svegliata in un mondo completamente diverso. È arrivata la piena, che l'ha isolata dal resto del branco. Questo renderà la sua vita molto difficile. Finalmente ha recuperato abbastanza forze per cominciare a cacciare nelle zone bagnate dalla piena. Ma è una leonessa sola, con qualche difficoltà. La spalla lussata si è rimessa a posto, ma la caviglia fratturata è ancora in via di guarigione. Tuttavia, ha un altro motivo per rimanere viva. In qualche modo è riuscita a mantenerli in vita e a tenerli al riparo nei folti canneti, un luogo sulla riva del fiume dove quasi nessuno si addentra. C'è un'espressione nel Botswana, fekisa dikweto. Significa superare una difficoltà, una sfida. Fekisa, la chiameremo così, è una madre molto premurosa. Nelle paludi vive uno strano uccello che, a differenza della leonessa, abbandona i suoi piccoli non appena si schiudono le uova. Vive in mezzo ai piccoli fiori di ninfea. Ogni mattina all'alba le corolle, composte da soffici petali, si aprono annunciando il risveglio di queste stupende piante acquatiche. Le loro foglie, piattaforme lisce e galleggianti, vengono calpestate da 2 uccellini allampanati. I piccoli di giacana africana a un giorno di vita sanno già dov'è il cibo.
e si muovono su zampe lunghissime che si sviluppano in un solo giorno. Questi uccelli non sono molto portati per la corsa né per il volo, ma zampettare sulle foglie di ninfea galleggianti è la loro specialità. Sono avvantaggiati dal fatto che pesano pochi grammi. Senza una madre, i piccoli uccellini lanuginosi dalle lunghe zampe che si aggirano su una sottile piattaforma galleggiante non hanno vita lunga da queste parti. Le madri di giacana abbandonano sempre i loro piccoli non appena si schiudono le uova e li lasciano totalmente alla cura dei maschi. Il padre, nonostante i problemi di equilibrio, riesce a non perderli di vista, tenendo d'occhio anche eventuali pericoli nell'acqua. Ed eccolo lì. Con un suono particolare chiama i piccoli verso di lui. Ma non soltanto per nasconderli al coccodrillo. Li deve portare al sicuro. E il modo migliore è infilarli sotto le sue ali e trasportarli lontano dal pericolo. Tenere i piccoli fermi in un luogo buio è sempre una sfida. Le creature che sopravvivono qui sono quelle consapevoli delle insidie che si nascondono fra le meraviglie della natura. A volte la minaccia proviene da una direzione diversa. In un attimo la casa galleggiante dei giacana può essere distrutta da un gigante, la cui intenzione è soltanto quella di ingerire la maggior quantità di proteine possibile, approfittando delle ninfee. E così passano da un'isola scomparsa alla prossima. La loro è una vita da vagabondi. Ma se c'è un artefice di tale paradiso, è proprio questo gigante, con la sua andatura indolente tra i fitti canneti che costeggiano il fiume. Il dominio su questo intero ecosistema viene stabilito a ogni passo che compie. I suoi continui spostamenti lasciano alle sue spalle autostrade sempre più grandi tra le canne e creano un mosaico di sentieri lungo il corso dell'Okavango. È un architetto di paesaggi su larga scala. È lui il vero giardiniere dell'Eden. Arriva per ciò che il fiume gli offre. Cibo e acqua, ma è addirittura in grado di cambiarne la direzione e la velocità del corso. È un sodalizio perfetto, perché il fiume vive grazie ai cambiamenti e gli elefanti ne sono gli artefici. Gli elefanti camminano con noncuranza da un'isola all'altra. Il loro arrivo improvviso e silenzioso coglie di sorpresa dei giovani leoni. Thank you.
I terreni asciutti sono come un miraggio nella palude e i leoni ci rinunciano malvolentieri. Non c'è alcun dubbio su chi occupi il posto di re della palude. Quando gli elefanti si spostano nell'acqua, rimescolano quello che c'è sotto, favorendo lo sprigionarsi di sostanze nutritive. Questo plancton di acqua dolce collega l'intera rete alimentare subacquea. Questo è un bene per tutti, persino per i mostri delle profondità. E a un certo punto l'acqua comincia ad agitarsi. Sta arrivando un'altra forza della natura. Un grosso branco di pesci gatto arriva precedendo l'onda di piena e nutrendosi di qualsiasi cosa trovi lungo il percorso. Si scatena una furia che disturba ogni creatura. I pesci gatto sono sia cacciatori che prede. Abbassare la guardia in queste acque è un grosso errore. Per l'aquila urlatrice, la stagione intermedia è la migliore per fare il nido. Per tutto il corso dell'Okavango in piena, il fiume dispensa energia e nutrimento alle creature, mentre il profondo Panhandle si apre un varco in una distesa di canne e di papiri. In questa parte superiore del fiume, soltanto chi si sa adattare riesce a sopravvivere. C'è qualcuno che si trova a proprio agio nella zona di fitti canneti. Questo è uno degli ultimi rifugi delle rare antilopi sitatunga. Hanno un manto folto e ispido per proteggersi dall'umidità e lunghi zoccoli simili alle zampe degli uccelli giacana per avanzare nell'instabile terreno paludoso o fra i canneti. Ma non sono da sole. Quando il fiume è in piena, l'acqua è molto fredda. Tutti la attraversano con cautela. I babbuini non la amano. Per qualche motivo a loro non piace bagnarsi le zampe. Ma i babbuini si stanno dirigendo verso i boschi e sulle isole perché è lì che si trovano i frutti, non nella palude. Sono nervosi e commettono degli errori, e questo non passa inosservato. Thank you.
Se rimangono indietro, si sentono sempre a disagio. Oggi era il coccodrillo a essere distratto. È difficile fare previsioni in questo ambiente complesso e magico. Nelle mattine fredde l'aria si riempie di umidità. Minuscole goccioline restano sospese nel vuoto in attesa del sole, per poi evaporare come se la terra fosse viva ed esalasse un tiepido respiro. Una coltre di foschia nasconde Fekitsa e i suoi cuccioli. Ma quando si guarda intorno, vede che il suo territorio sta diminuendo. La terra scompare sotto l'acqua. I suoi cuccioli stanno crescendo sull'isola in cui si trova e acquistano sicurezza. Ma a un certo punto lei dovrà spostarsi, perché ci vorranno mesi prima che la piena cominci a scendere. L'acqua è sorgente di vita, ma separa un'isola dall'altra. Le prede sono scarse, il terreno di caccia è sterile. Nuotare attraversando la veloce corrente sarebbe un azzardo. Quindi Fekitsa si adatta e va a caccia sul limitare delle acque del fiume. Essendo immersa in parte, il suo peso non grava interamente sulla caviglia rotta e il dolore è sopportabile. L'innalzamento delle acque ha spinto degli esemplari di lichi verso di lei. Ma ormai non è più brava a correre. A causa della frattura deve sviluppare abilità differenti, quindi si apposta per cacciare dall'acqua. Non si aspetteranno che un leone li attacchi da lì. Oggi ha un altro problema più serio. La mandria di lichi ha attirato un altro branco di leoni, che non sono abituati all'acqua come Fekitsa. Questi felini disorientati rappresentano una seria minaccia, perché potrebbero addirittura uccidere i suoi cuccioli. Resterà nascosta. Il fiume è un ambiente difficile con cui misurarsi per via del suo volume, la sua inaffidabilità, la sua forza e i suoi imprevisti. Mette a dura prova ogni creatura. Se ci si imbatte in un leone teso e vulnerabile, si rischia una reazione molto violenta da parte di questa perfetta macchina per uccidere, nonostante sia da solo contro tutti. In questo branco c'è un esemplare maschio,
un motivo in più per stare nascosta. Per catturare i lichi, i leoni hanno tentato la rischiosa traversata. Una grande leonessa riesce nell'impresa, ma non si trova a suo agio nell'acqua. Non è un felino palustre. Tuttavia, la minaccia al meritato pasto non arriva dalla palude. Il maschio reclama la ricompensa dei loro straordinari sforzi. Il branco ha percorso molta strada per il cibo, ma forse continuerà il suo cammino e lascerà in pace Fechizza. L'acqua continua a scorrere rapida attraverso tutto il Penhandle, impiegando quasi 6 mesi. Ogni cosa sembra interagire costantemente con le altre, spesso nei modi più strani. E tutto si incentra intorno allo stesso Okavango. È l'unico elemento che collega tutti questi personaggi e tutte le forme di vita. Quindi vale la pena combattere per accaparrarsi un posto nel tenero abbraccio del fiume. I continui cambiamenti dell'Okavango fanno sparire lembi di terra. Gli ippopotami maschi trovano nuove pozze, ma si accorgono che qualcun altro ha fatto la stessa scoperta. In genere queste lotte sono soltanto un'esibizione rumorosa con spettacolari spruzzi per rivendicare la propria superiorità. Ma spesso le vittorie sono inutili, dato che queste pozze tanto contese sono destinate a scomparire prima o poi. Mm-hmm.
Di notte si apre un mondo completamente nuovo. Il luccichio ai piedi degli elefanti è un'orda di coleotteri acquatici. Sono tornati a vivere dopo mesi di ibernazione nel fango ed eccitati dalla piena e dalla luna, si scatenano nella frenesia dell'accoppiamento per trovare il partner ideale nello stagno affollato, finché hanno tempo. Per qualche breve attimo l'Okavango diventa un luogo dove il grande tollera il piccolo, dove il cibo è abbondante e al massimo della piena c'è prosperità ovunque. Sfama i suoi abitanti e attira viaggiatori da lontano. Una famiglia molto speciale è già sveglia e si prepara per il giorno che nasce. Questa femmina è venuta qui per riprodursi. Il becco a cesoie africano considera le rive sabbiose e asciutte lungo l'Okavango come un luogo sicuro. Nonostante la goffa partenza, questi sono tra gli uccelli più eleganti della zona. E quando si alzano in volo per pescare, avanzano con una precisione accuratissima. Sfiorano la superficie dell'acqua con il loro lungo becco. È una tecnica molto rischiosa. Cercano il pesce alla cieca con la parte inferiore del becco aperta e se ne trovano uno, lo pescano. Ma se è troppo grosso, rischiano di rompersi il collo. I piccoli di un giorno non riescono a rimanere dove sono stati lasciati. Al mondo sono rimasti meno di 20.000 esemplari di becco a cesoie africano, quindi il rischio è molto alto. Ogni piccolo che torna sotto l'ala protettrice della madre è fondamentale per l'intera specie. Ogni esemplare che porta i piccoli verso la salvezza svolge un compito preziosissimo. Mentre l'acqua scorre attraverso il Botswana settentrionale verso il centro del delta, comincia a rallentare e il letto si allarga. Fekitsa cammina di nuovo nella palude per non gravare sulla zampa. È la sua tecnica speciale. Si fa accarezzare dalla brezza. Uno degli svantaggi di vivere su una piccola isola dell'Okavango è che anche le prede si rendono conto dei suoi limiti. I lichi che vivono lì ormai la conoscono. Essendo numerosi, si azzardano ad avvicinarsi molto a lei. Ma questa confidenza potrebbe essere la loro rovina.
Fekitsa però non sta pensando a loro. Sta osservando, calcolando, ispezionando. Esamina attentamente ogni piccola isola della palude. È molto meticolosa. È un processo che richiede ore e un tragitto estenuante di 12 chilometri sotto il sole cocente. Ed ecco ciò che cercava. È la stagione delle nascite dei lichi. Ogni cespuglio di carici, ogni fitto ciuffo d'erba affiorante è una riserva di cibo. Fekitsa è finalmente riuscita ad approfittare della piena e a ottenere una conquista personale. Questa caccia mirata attraverso la palude è più tipica dei leopardi, che sono felini solitari, che dei leoni. Ma questa leonessa si è temprata con il dolore, determinata a procurarsi il cibo necessario per lei e i suoi cuccioli, e compie l'impresa completamente sola. Impiega delle ore per trascinare la preda fino ai cuccioli, al riparo nei pressi delle rive dell'Okavango. La sua è una dimostrazione di come si superano le sfide. Mentre i suoi passeggeri galleggiano lentamente portati dal flusso, il fiume comincia a cambiare. A un certo punto il corso della rapida corrente cambia del tutto la sua natura. Mentre si incanala nell'ultima ansa sul Panhandle, l'Okavango improvvisamente rallenta perché si allarga nella vasta pianura. Il fiume ci presenta un volto nuovo e diverso. Si trasforma in un mondo che scorre lentamente sopra un letto di sabbia, la stessa sabbia del deserto del Kalahari che affiora oltre le diramazioni dell'Okavango. L'improvviso cambiamento nella velocità dell'acqua fa depositare gli elementi nutritivi finora raccolti che alimentano ogni forma di vita. Scarlatti uccelli migratori fanno il nido. I gruccioni carminio meridionali sono considerati precursori del cambiamento. E anche stavolta il loro arrivo è programmato alla perfezione. Quando i fulmini solcano il cielo, la colonia intuisce che cosa potrebbe accadere. I gruccioni seguono il fumo per avventarsi sul più grande sciame di insetti in fuga che potessero sperare di incontrare. È una danza con la morte. Un'improvvisa folata potrebbe colpire un uccello e scagliarlo tra le fiamme. Le aquile urlatrici capiscono che è arrivato il momento di volare via libere.
Le canne, ricche di oli, crepitano tutto intorno. Ma anche il fuoco, come il fiume, ha un suo scopo. Infatti, fa uscire i semi che cadono nella palude, dove si ammorbidiranno, verranno portati dalla corrente e alla fine germoglieranno. L'acqua profonda che separa il fuoco e Vechizza le garantirà la sopravvivenza. Ma il pericolo potrebbe presentarsi in una forma diversa. Due nuovi maschi entrano nel suo territorio palustre, fiutando nuove opportunità per cui battersi. Potrebbero rappresentare la sua rovina, ma anche la sua salvezza. Se accettassero i suoi cuccioli, potrebbero aiutarla a formare un nuovo branco. Ma al fiume non importa come andranno le cose. Lei non vuole correre rischi. Per il momento la madre solitaria ha qualche difficoltà, ma ormai è molto esperta nel capire il tipo di terreno su cui si sta avventurando. Vechizza, la sopravvissuta, è ormai risorta dalle ceneri. Nel frattempo il fuoco divampa sul territorio, si propaga nel sistema di radici delle canne e dei papiri e continuerà a bruciare sottoterra per anni, persino decenni. Da qui il fiume prosegue sotto la cortina di fumo e scorre come ha fatto per 60.000 anni verso la zona a ventaglio del delta, dove si allarga, facendoci conoscere molti altri personaggi che approfitteranno del fiume o che da esso verranno usati, che soccomberanno o prospereranno sulle sue rive. Questa è la sua seconda vita, il mondo intermedio, un volto completamente nuovo dell'Okavango, il fiume dei sogni.